abbattere le barriere architettoniche e rendere la propria città più accessibile è il sogno di ogni amministratore. Il Comune di Porto Sant'Elpidio sta per impegnarsi in un progetto importante, lungo e decisivo. Consigliere Giorgio Marcotulli, il Comune di Porto Sant'Elpidio si appresta a varare o comunque a progettare il suo primo PEBA. Cosa c'è dietro queste quattro lettere? PEBA rappresenta il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del tessuto della nostra città. Una lettura fatta all'interno dei vari quartieri, dei vari immobili della comunità, centri sociali, per quanto riguarda i parchi, le aree verdi. Quindi abbiamo fatto un'analisi del nostro territorio per iniziare a costruire quelle risposte nel medio e nel lungo periodo. Non siamo a caso dietro la stazione del Comune di Porto Sant'Elpidio, perché? Perché se dobbiamo fare una lettura dell'accessibilità del nostro territorio non possiamo che farla su quelli che sono i principali assi viari, quindi la ferrovia, su quello che è il centro cittadino, sulla possibilità e la permeabilità tra sopra e sotto la ferrovia per garantire una fruibilità del nostro territorio ai cittadini, ai turisti e alla cittadinanza tutta. Il PEB ovviamente è un progetto che immagino richieda risorse. Allora, il PEBA diventa uno strumento essenziale per fare una contestualizzazione, analisi delle risorse necessarie a dare determinate risposte. Sicuramente il colloquio proficuo con la Regione che c'è stato in questi mesi ci porterà a intercettare delle risorse sia a livello regionale che a livello nazionale. Ricordiamo che il PEBA stesso è frutto di un finanziamento in compartecipazione regionale. Forse è una delle questioni in cui serve maggiormente la partecipazione. Con chi vi confronterete per arrivare a scegliere le priorità e dove intervenire? Allora, sicuramente faremo un confronto con i singoli quartieri, cercando di affrontare zona per zona quelle che sono le criticità più sentite e più percepite. Parallelamente faremo una riflessione da un punto di vista strutturale, diciamo, per le infrastrutture viarie e per creare quelle risposte che riteniamo siano indispensabili anche in termini di accoglienza turistica. Quali potrebbero essere delle priorità? Abbiamo detto la stazione, accennava al centro cittadino e cosa intende? Il centro cittadino, a seguito della riqualificazione appunto di Piazza Garibaldi, ha già ricevuto una prima sua riqualificazione in termini di accessibilità. Noi, con l'intervento realizzato per Via Principe Umberto, che avrà poi seguito nei prossimi mesi, abbiamo continuato cercando di andare a eliminare quelle che sono quelle barriere naturali che spesso si trovano a livello di viabilità. Questo strumento che abbiamo appunto predisposto del PEBA, accompagnato da un sistema di lettura anche digitalizzato di quelle che sono le problematiche con una checklist, consente a chiunque ne voglia fare uso di fare una lettura, un'analisi attenta e puntuale dal punto di vista anche normativo dello stato dei luoghi e individuare e suggerire anche delle risposte all'amministrazione che nel riceverle poi può fare la sua riflessione politica per l'attuazione delle stesse. Accessibilità ovviamente fa rima con civiltà, ma è anche turismo. E siamo in uno dei punti chiave per lo sviluppo del territorio di Porto Sant'Elpidio, l'area dell'Orfeo Serafini, che è a ridosso del mare. Come il PEBA può impattare in questa zona? Il progetto dell'Orfeo Serafini, come tutti i progetti legati al mondo del PNRR, basano parte della progettualità proprio sull'accessibilità, sulla vivibilità degli ambienti a tutti i cittadini in maniera indistinta. Quindi questo sarà uno di quei progetti che garantirà la più ampia e totale accessibilità e fruibilità, darà slancio a quello che è una risposta anche da un punto di vista appunto dell'accessibilità, come anche sarà nostra premura, come abbiamo detto sempre in campagna elettorale, dare seguito a quello che è la realizzazione di una spiaggia accessibile, fruibile e pienamente vivibile in autonomia anche ai soggetti diversamente abili.